Il 30 gennaio è in programma la mobilitazione nazionale della FAI CISL sul tema dell'agroalimentare, settore chiave per la federazione alimentare, ambientale e industriale italiana per la crescita, lo sviluppo ed il lavoro. Anche la FAICISL del territorio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia sarà presente al Sitin che si svolgerà in piazza Prefettura a Catanzaro a partire dalle ore 10. Tanto per rilanciare sia al governo nazionale, regionale, alle istituzioni locali tutti i settori e comparti che ci vedono direttamente interessati come categoria. Quindi è necessario e urgente soprattutto avere una forestazione produttiva e sostenibile, soprattutto in un territorio ad alto rischio idrogeologico, puntare soprattutto e valorizzare le figure dei lavoratori forestali e dei sorveglianti idraulici, rilanciare l'industria alimentare e l'agricoltura generando produttività e incentivando il lavoro, cercando di risolvere le difficoltà economiche che ha l'associazione allevatore che rappresenta una risorsa per il sostegno e il supporto della zootecnia e soprattutto rilanciare il ruolo dei consorsi di bonifica per allargare i servizi che danno alle aziende agricole, mi riferisco soprattutto ai servizi dell'irrigazione, della manutenzione della rete di colo e non, ultima, non per ultima anche il settore della pesca che per il nostro territorio, soprattutto quello calabrese, mi riferisco al territorio di Catanzaro, Crotone e Vibbo, rappresenta una risorsa ma che non ha mai sfruttato a pieno le proprie potenze. potencialidad. Tante le problematiche che saranno portate all'attenzione delle istituzioni. Riteniamo che bisogna affrontare immediatamente l'emergenza. Mi riferisco ai salari arretrati che, avant, che vantano i lavoratori forestali, i sorveglianti idraulici che hanno sei mesi di arretrato, i dipendenti delle associazioni allevatori che non si pagano lo stipendio da nove mesi, ma soprattutto anche rinnovare i contratti nazionali e regionali dovuti ai lavoratori forestali che stanno rappresentando davvero un grande grande problema è anche lavorare in prospettiva per cercare di attuare un piano di medio e lungo termine che interessi il territorio, ma soprattutto che veda un piano di messa in sicurezza del territorio, soprattutto in una regione come la nostra che ha bisogno di una buona politica, ha bisogno di programmazione sia riguardo le risorse sia riguardo le attività, cose che fino ad oggi non sono fatte e allora penso che la Calabria debba ripartire proprio da questi settori e sia urgente e non più diciamo, rimandabile avere una buona classe dirigente che sappia rispondere alle esigenze dei comparti che rappresentiamo, ma soprattutto dare risposte ai cittadini, ai lavoratori e alle lavoratrici.